della provincia di Cosenza. Buonasera mister, buon anno, ben ritrovato su Stadio Radio. Buonasera, buon anno a tutti voi. E allora mister, sicuramente l'ultimo periodo, al netto che l'anno poi si è chiuso con la sconfitta con la Reggio Mediterranea, vi ha visto raccogliere 7 punti in 3 partite, quindi un cambio di rotta c'è stato. Domani, e io le anticipo anche quello che potrà leggere sul giornale, io penso che questa sfida potrebbe definire già il futuro di Soriano e Paolana, quantomeno per quanto riguarda la rincorsa alla salvezza diretta. Cosa ne pensa? Ma se la dici così devo cambiare un po' il registro, devo darla come ultima partita, una finalissima. Però sicuramente no, scherzo, è una partita che pesa. Scherzo, sicuramente ogni partita adesso avrà un'importanza notevole, è normale che sbagliare darà meno opportunità a tutte, però ripeto, ci vuole un po' di equilibrio in tutto. 3 pareggi in 3 partite portano 3 punti, 2 partite, una vittoria e una sconfitta portano 3 punti. Io dico che abbiamo lavorato in modo molto sereno, forte, determinato e sicuri di quello che dobbiamo fare. Affrontiamo una gran bella squadra, allenata da un ottimo mister, e andremo lì per giocarci le nostre carte. Dobbiamo, come dico sempre, alla base di questi 10 giorni di con un nuovo mercato che abbiamo fatto, di allenamenti, alla base c'è un po' di tranquillità, serenità, anche nonostante la nostra classifica, perché dobbiamo partire da un concetto che dobbiamo andarci a giocare da tutte le parti, in casa e fuori casa, senza timore e cercando di dare il massimo, questo sempre. Lei teme un pochettino il terreno di gioco, anche perché le sue squadre solitamente sono molto propositive e Soriano, avendo la terra battuta, sotto questo aspetto può creare qualche difficoltà? Guardi, lo sappiamo, il Soriano ormai sappiamo che quello è il campo e quindi ci siamo preparati anche con la testa a questo, però ripeto, non può essere un attenuante se le cose vanno male o bene, è normale che loro giocandoci, allenandoci hanno più vantaggio, però non è che quando loro vanno fuori casa hanno degli svantaggi a giocare in un campo in sintetico. Certo. Sicuramente, ripeto, abbiamo giocatori di qualità che qualche problemino l'avranno, però l'abbiamo preparata bene in settimana, tenendo presente che andremo a giocare su una superficie che non è certamente adatta a noi, però ripeto, si sa, all'inizio del campionato il campo del Soriano è quello come quello di Bovalino, certo. Quindi mentalmente siamo pronti a fare un'ottima partita. La domanda standard che faccio anche a lei, aperte le liste dei professionisti, solitamente sono gli under quelli sotto la lente di ingrandimento delle squadre di eccellenza, c'è qualcosa che potrebbe arrivare oltre ad eventuali altri svincolati, oppure siete a posto così, come si suol dire? No, hai toccato un tasto importante. Sì, siamo alla ricerca di qualche under. Si sa che gli under, quando vanno via dai professionisti, vogliono comunque provare a rimanere almeno, andare almeno in Serie B, quindi stiamo attenzionando un paio di under e vediamo un pochettino se sarà il caso di prenderlo o meno. Sicuramente non è un mercato facile, io devo essere onesto, è il primo anno che subentro, non è stato un mercato facile, non è un mercato facile, anche per me questa è una prima esperienza, volevo 2 esterni non se ne trovano, abbiamo dovuto fare di vicissitudine a virtù e quindi trovare dei centrocampisti, ho dovuto modificare qualcosa, però ripeto, è una nuova esperienza e un conto è fare, ecco che significa programmare e fare le cose fatte per bene all'inizio, perché un conto è fare la squadra all'inizio, un conto è rifarla di sempre,
però non è semplice, non è stato semplice. Bene mister, l'ultima cosa che diciamo noi come redazione di Stadio Radio, vogliamo abbracciare anche noi Gabriele Loccisano, visto quello che insomma è successo proprio pochi giorni fa, ed era doveroso anche da parte nostra manifestare quanto più affetto possibile. Guarda, ti ringrazio. Tanto è di Locri come me, quindi insomma la cosa è... No, guarda, io ti ringrazio, non ho nominato perché l'ho fatto nello spogliatoio, noi dovevamo allenarci il 30 e il 31, abbiamo rinunciato ad allenarci perché non era giusto e dovevamo stare vicino comunque a lui. È un ragazzo che io conosco da poco, un ragazzo eccezionale perché nonostante quello che è successo, nonostante il primo ci siano stati i funerali, ieri era al campo ad allenarsi e io gli ho dato la massima libertà, quando voleva rientrare poteva rientrare. È un ragazzo eccezionale che è d'esempio a tutti, deve essere un esempio per tutti perché il calcio, la sfida domani e quant'altro, però ci sono delle situazioni che ti portano davanti a un qualcosa che è triste, è proprio in questo caso Gabriele, quasi è come se lui avesse dato della forza e della dimostrazione di coraggio a noi, quindi un ragazzo straordinario, eccezionale, quindi io un saluto che posso fare, le condoglianze alla sua famiglia, ma ripeto, ho conosciuto una persona fantastica. Bene, purtroppo no, però insomma era doveroso. Mister, grazie per essere stato con noi. Ringrazio a te, la tua redazione. Alla prossima, grazie. Dai.